Eccoti lì. Devo solo tornare giù in strada. Ok, posso farcela. Tutto è possibile. Tutto è possibile. Basta volerlo più intensamente di chi vorrebbe fermarci. Cosa abbiamo qui? Roba. Questa ci accompagna sempre. La roba. Che riesco a non prendere. Questo pure è una grande caratteristica che ci ha accompagnato a lungo. Oh, guarda che si vede. Stronza maniaca. Avevi idea di cosa sarebbe successo? Stronza maniaca che, a quanto abbiamo capito, in realtà è prigioniera. Che cos'è? È nostra prigioniera. Sono finita in bocca alle iene, ovvio. Sì che è palese, guarda. E guarda che loro sono proprio tribali, perché non vogliono essere ancorati al vecchio mondo. E sono finiti per essere fondamentalmente delle bestie, in realtà. Bestie fondamentaliste. Pericolosissime. Allora, abbiamo 102 parti. Se dovessi scegliere su cosa orientarmi maggiormente, capienza del caricatore. Andiamo già col colpo a raffica? Anche se ho il terrore dei colpi a raffica, perché sì, senza fare headshot è utile. Però questo potrebbe farmi essere un pizzico meno attento. Comunque adesso i colpi, le parti sono finite. Quindi poco da fare se non aspettare. Ora, la cosa importante era, prima di mettere i colpi a raffica, comunque aver aumentato la capacità del caricatore. Questo è molto importante. Cable, quando nasce un bambino tra i serafiti non è altro che una tela bianca, puro potenziale. Ma tu hai espresso quel potenziale oltre ogni mia aspettativa. Perdonami se non ho partecipato alla tua cerimonia di iniziazione. Rivedo ancora mio padre mentre mi leniva le ferite sulle guance con foglie di eucalipto immerse in fredda acqua piovana. Dimenticherai il dolore con il tempo, ma le cicatrici resteranno in eterno a ricordarti la saggezza dell'oracolo. Che cacchio di rito fanno questi? Noi tutti siamo esseri imperfetti, per questo ci rendiamo imperfetti ai suoi occhi. Ah, per quello! Devi scavare il tuo corpo per fare in modo che ci sia una rappresentazione fisica della nostra imperfezione? Masochisti, che la sua luce ci guidi nella tempesta giorno dopo giorno e che tu possa trovare sempre la tua vera forza. Sono molto fiero di te. Tuo padre Ezra. Sarebbe tenero se non desse i brividi. Dà molto i brividi, infatti. È incredibilmente sciocco. Non voglio dire necessariamente stupido, ma non ne vedo il senso. Ok, nient'altro qui dietro. Il senso proprio non lo vedo. Qualche cassetto, qualcosa? Zero assoluto. Siamo addentro al territorio delle iene. E già ne abbiamo uccisi svariati. Mi aspetto sempre meno infetti. Ma a seconda del numero delle iene, la situazione potrebbe volgere comunque dalla padella alla brace. Dobbiamo stare molto accorti. Gli anziani vogliono una base vicino alla porta della Martire. Accidenti. Questo posto è Devo osceno, continuare a scendere. Ma servirà allo scopo. Senti, ma non dovremmo cercare le fuggiasche? Emily partirà per i boschi dopo il tramonto. Le troverà lei.
Bene. L'oracolo saprà punire quelle apostate. Spero che servano da esempio. Veloce, 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 veloce. Dov'è lei? Dov'è l'altra? Non la vedo. Sì. Là. Un problema in meno. Chi? Bell'arma? C'era qualcuno qua sotto? No. Ce l'avevamo dietro? Qualcosa di grosso a cui non sto purtroppo prestando attenzione evidentemente. Ah, là. Ok. Sperando che non vedano i corpi. Ok. Sono parecchi. Dove mi sono andata a cacciare? Bella domanda. Sempre sfinito. Vuoi riposarti? No, solo non mi piace stare qui. Non ci sono alberi e l'aria è pesante. Quando ci saremo sistemati, bruceremo i cartelli e i macchinari. Chi è che mi sta piedendo? Come a casa. Col niente. Tempo. La terra reclamerà tutto. E il vecchio mondo sparirà per sempre. Con chi sta parlando? Con chi diavolo stavi parlando? Ecco fatto. Laggiù è pieno. Quello che mi preoccupa lì è la finestra. Dovrei utilizzare un altro colpo silenziato? Chi è che mi sta per vedere qua? Maledizione. L'hanno visto. Per ora ancora va bene quest'arma. Non sanno dove siamo. Se facciamo ogni piano. È passato qualcuno. È stato assolutamente poco utile. Ma lei si è girata dalla parte sbagliata. Dalla parte molto sbagliata. Ci stanno per vedere però. Eccolo là. Oh no. No. Cazzo. Richiamo. Avevo detto ricarichiamo, ma non è andata giusto. Quindi parlano e fischiano. Dovreste scegliere un approccio unico. Non avete visto dove sono finita? Colpa vostra. Potrebbe convenire avere la doppietta, ma sarebbe stato meglio avere una fondina in tutto questo, onestamente.
Sono così lenta, maledizione. Non fare scherzi. No, non ancora. L'ho visto qualcosa? Non lo so, forse. Dove stanno? Là. Qui c'è un bel salto. Calma, qua dietro ricarichiamo. Ce n'è almeno un altro. Forse di più. 12 colpi nel caricatore. Lì c'è qualcuno, eccolo. Lei mi indica la... Lei non sì. Ti indica proprio più nulla. Mi spiace, ti sei distratto a pensare alla tua santona. Ok. Pessima idea. Ok. Nel caso dovessero esserci strane sorprese. Pistola aggressiva e poi si può cambiare velocemente su doppietta. Sperando che non serva. Mattone potrebbe servirci. Queste bombe tubo non sono male, ma devono colpire vicino, altrimenti la loro efficacia è quantomeno limitata. Piano di sopra lo volevo giusto riguardare un attimo al meglio, perché temo di essermi persa qualcosa. In realtà pare di no. A parte armi, ma quelle per ora abbiamo un'accetta potenziata con ancora 4 utilizzi. E quindi bene così. Cos'è che abbiamo al massimo? Beh. Un altro paio qui non ce le toglie nessuno. Sì, però cambiamo questa impostazione a lanciare bombe subito, che in questo momento non ci è utile. Arma da mischia, come abbiamo detto, ci sta bene la nostra ascia per ora, o accetta, dovrei dire. È incredibile che questo edificio si tenga ancora in piedi, più che altro. A guardare com'è ridotto e com'è inclinato, soprattutto. Ma ok, ci facciamo andare bene quel che troviamo, come lo troviamo. Ora, dobbiamo continuare a scendere. Questo sembra un punto buono. Altre sorprese o sono finiti? A sentire è sicuro che ci hanno sentito, quindi probabilmente ci converrebbe passare di là. Ma vediamo se ci dovesse essere qualche altro materiale, appunto. Un altro punto da cui si poteva scendere. Ok, ce n'erano svariati. Qui si può risalire un'altra volta ancora. Questo però... Ok, ho capito dove siamo, perfetto. Munizioni della pistola.
abbiamo utilizzato in molto poco perché erano sempre solo colpi silenziati, quindi poi per il resto abbiamo cambiato arma. Devo solo tornare in strada. Solo tornare in strada, ma lì è pieno. Ne erano due. Alle volte sono davvero convinta di aver colpito la testa, ma non... Che cacchio? Dove? Dove sei? Sappiamo che viene da quella generica direzione, ma... Poi abbiamo la luce che viene incontro a noi, questa posizione è pessima. Dov'è il tiratore? Siamo molto fortunate che abbia una mira pessima. Però è bravo a nascondersi. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Prendila. Lasciatemi, cazzo. Oh cazzo! Due anni prima, 4 mesi prima, questa ci mancava, ok. Owen. Owen! Ehi. Ciao. Va tutto bene? Sì. È un brutto momento. Beh, dovrebbe già stare con Mel adesso, no? No, no. Dovrebbero essere lasciati, oppure non gli ha messo le corna. Pure questa situazione ancora non ci è chiara. Allora, che c'è? Comunque l'ha ben addobbato. Quasi. Quasi. Questo luogo. Va bene, senti... Possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto? Owen... Da quanto non venivi qui? Guardati intorno, ammira. Cosa hai fatto? Ma sai, ho tagliato i rampicanti, ridipinto le pareti. È stato di parola, ha rivendicato questo posto. Alice è qui. È fuori con Mel. Sì, sta con Mel, ok. Schiaccia o scuoti? Voi come ve la passate? State bene insieme? Di solito sì, sai, lei sa essere molto dolce. Un sollievo dopo di me. Beh, sotto quell'apparenza da dura, hai un cuore tenero. Che pessima memoria. Selettiva, direi. Ok, quindi non ci sono state brutte corna, brutti momenti. Questo mi fa piacere, onestamente. Hai iniziato a tirare con l'arco? Non direi. Non sarebbe una cosa brutta, eh? Beh, sembra... complicato. Non toccare!
È un esperimento scientifico. Più o meno, distillo alcol di prima qualità. Puoi averlo, se fai la brava. Che privilegio. È un privilegio, diavolo. Sempre che non sia metanolo e ci faccia morire. Nel qual caso... Ne faccio anche volentieri a meno. Un sacco di bersagli, quindi forse sta facendo... sta istruendo Mel, visto che voleva sentirsi più utile e da medico sul campo non si sentiva abbastanza efficiente. Stai disegnando sul muralis di Max. Lo abbellisco. Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci. Oh, il mese scorso si è unita un'altra luce. Ex luce. Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara. E ci sono prove a supporto di ciò? No. Ma come? Ok. Questo è interessante. È un pomello di una porta che vola a mezz'aria. Tipica arte da murales. Soltanto i più avanzati ci riuscirebbero. Ok. Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che sta vincendo lei. È piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci sto. Tranquillo. Uno in meno. Sono fiero di te. Cazzarola, quanto è lontano quello. Meno due. È ancora lunga. E che frecce da schifo sono queste, scusate? Ah, buon per te. Ah. Accidenti. Cinque. Siamo a metà, Abby. Ehi, rispetta l'arte. Ehi, lo sto migliorando. Ma questo pure. È una pugnalata al cuore. Sento quasi un moto d'orgoglio. Dove stanno altri? Non ne vedo altri. 30 secondi. Ma 30 secondi per cosa? Là? Te ne manca solo uno. Cazzo, ce l'hai fatta! Punteggio massimo! Ho ancora tempo, giusto? Mancano 10 secondi. Ma punteggio massimo, che ci devo fare? 5, 4, 3. Di che stiamo parlando? 2, punteggio massimo, il tempo. 1. Mi ce sono persa qualcosa? Ha, al primo colpo. Che ne dici? Beh, avevo un sacco di tempo, grande. Quantomeno, ma... Sei piena di talenti. Sta zitto e scrivi il mio nome. Lo farò. Sì. Mel sarà gelosa. Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No, non le importa. Allora segnami sulla lavagna, Owen. Ok, calmati. Poi lo cancella. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Va bene. Vieni di sopra. È il cadavere del capitano. L'ho visto la volta scorsa. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Oddio. Cosa? No. Perché sta ancora là quel cadavere? Non è come idea. Ma questa è meglio. Andiamo. Perché siamo venute qua, soprattutto? Molte di chi abbiamo nuovi ordini, forse. È per dirgli che abbiamo avuto notizie su Jackson, probabilmente. Dopo di te. Wow, complimenti.
Che lusso. E non hai ancora visto niente. Accomodati. Goditi il panorama. Il suo alcol distillato? Sì, direi che dobbiamo parlare di Jackson adesso. Assaggia. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Perle ai porci. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è il nostro anniversario, quindi... Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Chi, io? Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel. Appunto, vedi. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto 10 anni fa? Sì. Quindi l'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fosse lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso. Sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate! Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel. Ehi. O insieme o niente, giusto? Certo. Questa non è come la vendetta di Ellie, però. Ellie ha reagito subito, ancora nel pieno del dolore. Qui hanno aspettato 4 anni. E ancora erano pronti alla vendetta. Non sono più convinto che sia giustizia o che siano due storie parallele. Sono due storie molto diverse a questo punto. E siamo tornati al presente, in questo momento non troppo felice. Presente del giorno 1, quantomeno. Questa messa in scena con il secchio, se volevano impiccarci. Ah, perché ci devono prima sbudellare? Era questo l'obiettivo? È la santona?
In loro si annida il peccato. Già, ci vogliono prima sbudellare. Perché possano conoscere il mio. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Oh mio Dio. Aiutaci, ti prego. Chiara! Chiara! Neanche si preoccupa lui, eh? Arrivano i demoni. Sono l'unica vostra salvezza. Da soli morirete. Oh, grazie al cielo. E comunque loro sono due ex serafiti? L'hanno chiamata apostata, ma lui ha chiamato gli infetti poi demoni. Che è come li chiamano loro. Oh mio Dio. Dobbiamo andarcene da qui. Occhi aperti. Aiuto, ragazzo. Tu hai un arco. Che ci fai con quest'arco? Se non tiragli frecce, possibilmente. Ce n'è uno dietro, ragazzino. Tira la freccia su quell'altro. Ok, l'avete ucciso in qualche modo che non ho visto. Lupo, forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Ora. La costa è di qua. Oddio, gli stalker non gli piace la luce, ma non mi pareva così tanto schivi della luce in realtà. Ci stanno alle spalle. Ci stanno alle spalle, Chiara. Questo era l'ultimo. State bene? Sì. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ogni direzione va bene. Sappiamo dove stiamo andando. Deve essere di qua. Che diavolo sto facendo? Ci stanno ancora alle calcagna.
Correte! Di qua! Oh cazzarola! Perché ci siamo fermati? Forza! Dai! È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui? Afferrata. Andiamo, Lev. Apri. Spostati. Lasciate fare a qualcuno di un pizzico più forte. Forza. Su, vieni. Tu hai il mio zaino. Oh cazzo. Oh cazzo, doppio colpo. Non ci provare nemmeno. Ma cosa? Perché non ho niente con cui... Ma quanti ne fa? Ho aspettato. Contenta? Fatto. Voi state bene? Sì. Il mio zaino. Già meglio. Ok, qualcosa qui che possa essere utile. Non pare. Della vostra storia sono molto curioso, ma... l'ascolterò sicuramente più tardi. Decisamente. Il braccio. Per ora resisto. Ok. Mi hanno dato una brutta. Prendete tutto ciò che trovate. Tantissima martellata. Non possiamo. Sono oggetti del vecchio mondo. Ah, ancora. Che... vi hanno cercato di ci uccidere. Finché siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Povere creature. Aspettate che c'è. Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Ma è un'apostata. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Manuale. Questo Bring your own bullets. Posso craftare le munizioni? Dimmi di sì. Era l'ultimo, eh? Non è l'ultimo, diavolo. Crea cartucce incendiarie, crea munizioni di pistola da caccia. Incrementa la velocità di movimento in fase di mira.
È tutto sulla pistola da caccia e munizioni incendiarie, però. Questo è per il fucile a pompa. Entro un'ampia area conica. E così possiamo creare munizioni per la pistola da caccia, cosa che prima non potevamo fare. Movimento in fase di mira, quello c'è sempre utile. Ok. Ora torniamo indietro che c'era un banco da lavoro. Volevo prima vedere se trovassimo altre parti in giro. Dovrei forse aspettare. No, ma in realtà sta bene che sia l'ultimo. Perché anche là avere un fuoco automatico ma senza stabilità? Poco senso. Sarebbe stato bello aggiungere la mira telescopica anche per la pistola da caccia. Assolutamente. Ma... per capire... esatto, sono 60. Quindi per fare finire il seme automatico e fare la pistola da caccia sono 140 parti. Non pochissimo. E le munizioni scarseggiano, ovviamente. Qui ci serve un po' di cibo, grazie. Eddie, mi auguro di tutto cuore che tu stia bene. La tregua è stata infranta e ci hanno richiamato alla base per nuove assegnazioni. Ho mandato due gruppi a cercarti, invano. Spero che trovi questo messaggio e torni da noi. Viene, maledette. Matt. Già, la tregua è più che finita. Per colpa di ragazzini, a quanto abbiamo visto. Qui siamo a 5 di 8. E potremmo fare altro, ma... qualche colpo esplosivo ce lo facciamo? Colpi infiammabili. Vi prego, datemi presto un'altra fondina. Mi renderebbe la vita davvero molto più semplice. Qualche parte. In tutto questo soltanto così poche parti utili, eh? Peccato. Medikit me lo immaginavo che ne avremmo trovato uno. È stato bene non craftarne altri. Ricco. Ok, abbiamo almeno... un caricatore carico. Questo buio, cercare in giro non è la cosa più semplice del mondo, ma spero di non star perdendo troppe cose. Qualcuna sicuro che l'abbiamo persa.
Ok. Credo di aver finito il giro. Mi so il nome di Yara. Non so quello del bimbo. Tutto ok? Ho qualche benda di riserva. Sterilizzata. Potrei offrirmi di darti una mano, ma non so se accetteresti tutte queste cose del vecchio mondo. E il demonio. E chissà che altro. Siamo vicini alla costa. Ancora un po'. Seguitemi! Aia! Questo è uno spreco di colpi di accetta, maledizione. Questo perché ho avuto una mira pessima. Mannaggia a me. Sarebbe bello poter non usare l'ascia. Su richiesta, ma... niente è così semplice. Allora... sono stata... pavida. Gli tiri una freccia tu? No, eh? Perché tirargli frecce? Capito, va? Cambiamo arma. Le frecce si possono recuperare se hai una buona mira. Quindi non mi farebbe schifo che tu mi aiutassi a non sprecare munizioni. Se fossi stata senza l'ascia avrei preferito direttamente rimanere in corpo a corpo contro dei runner, ma... ho un'ascia già piuttosto consumata. Grazie. Dovrei aggiungere. Colpi della doppietta al massimo. Anche quello è da considerare in realtà. Anche quello è da considerare. Con colpi decisamente non infiammabili. Non è una cosa stupida. Dove stanno? Là e là. E là. Bell'area, mi piace molto. Sai cosa non volevo fare? Non volevo cadere. E non volevo mancare. A destra! Non volevo davvero mancare. E ora? Mi sembra la direzione giusta. Ti sembra? Non sei costretta a seguirci. Preferireste che ti abbandonassi qui? Pensiamo a uscirne vivi. Anzi, strano che mi permettano di stare con loro. Che mi abbiano anche aiutato in precedenza. A vedere dal loro modo di pensare, non so perché siano diventati apostati. O in generale perché abbiano... siano incorsi nell'ira delle iene. Ma così è. Misteri della vita. Ok. Pioggia e buio. Qual simpatico binomio. Tu sei alco, pensavo fossi una bottiglia, quindi in questo momento poco utile, ma così non è stato. Ok. Qui ci siamo stati, ok. Qui dovremo aprirla, immagino, a breve. E nient'altro. Va bene. Attenti, ragazzi. Vi faccio passare e voi aprite il cancello. Va bene. Ci vuole fiducia, però, forza. Eh?
Non lasciatemi qua, anche perché Yara non ce la può fare. Tocca a te. Occhio al braccio. Stiamo rischiando. Non siate... Oh mio Dio. Aiuto. Cazzo. Fai presto. Chiudiamoci a un angolo se possibile. C'è anche un clicker. Fammi prendere là fuori. Ehi, ragazzi, dove siete? Ci stanno abbandonando? Come ho potuto fidarmi? Tardi. Forza! No! Davvero non mi stanno aprendo? Dove cazzarola stanno? Mi sembra un po' esagerato, Mi sembra giusto un pizzico esagerato. Ancora? Di qua dove? Cazzarola! Sono un milione di infetti! Oh mio Dio, non ho più una munizione. Ecco le altre. Solo un minuto. Tieniti stretta. Sarà doloroso probabilmente. Forza. Ah, il braccio. Lo so. Pensa a respirare. Inspira, espira. Con calma. Inspira, espira. Io comunque ho perso non so quanti anni di vita. Ma siamo ancora tutti e tre qua. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre. È già un ottimo inizio. Io sono un pelo stanca. L'adrenalina sta finendo il suo effetto. Niente? No. Questa qua forse? Dimmi che abbiamo un luogo dove nasconderci, perché... Qui dentro. Ho un nome. Entriamo comunque. Prima che ci scoprano. Chiudi. Vieni, aiutami. Diavolo. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo, ok? Sai come si fa? Steccarlo qui non basterà, è scomposta. Sdraiati.
Adesso tiro, ok? Ok. Diamogli almeno qualcosa da stringere tra i denti. Oh mio Dio! Immagino che staccarlo sia meglio di niente, ma... non so se sarà sufficiente. Come ti chiami? Ah, grazie di averlo chiesto. Abby. Grazie di avermi liberata. E questo è quanto. Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Lev. In bocca al lupo. Che è detto da un wolf. Lascia intendere tutto. Bocca al lupo a voi e a me. Quello è il mio obiettivo. Ok, Owen. L'acquario è lì. Andiamo. Sto arrivando.